ingeneroso, io che facevo il pitocchio. Ma comunque non se ne può accorgere, sono perfetti, perfettissimi sono. Ma stappato un cavolo. Ma tutti! Petro Maggio Santissima! Vitre, quante volte ti ho detto di non entrare così! Ci fa morire! Spaventato? No, ci piace fare urli e salti ogni tanto. Sì, lo so che fra un po' che è Capodanno, ma prima c'è Natale e ci sono i regali. Ma perché non ci regali che sparisci? Magari per qualche annetto. No! Sì! Non ci posso credere, ma ci mi ha regalato un paio di sci, eppure le metto! Grazie, Patruzzo, grazie! Sì, sei irrecuperabile! No, questo non è l'impermeabile, questo è il cappotto. Io l'impermeabile lo metto solo se piove. Domani portiamolo in un posto dove lo possono curare, lo mettiamo in ospedale, dove ci sono infermieri, perché noi non ce la facciamo più. Vincent, Vincent, è inutile che parli sottovoce, tanto lo so che gli stai dicendo il regalo che mi hai fatto tu, ma io non lo voglio sentire. Ecco, deve essere una sorpresa, mi tappo pure le orecchie. Tappa le orecchie, si tappa. Capito? Come se non fosse la stessa cosa. E ce lo stai dicendo? Ce lo sto dicendo. Peter, allora... Dove è Mezzinchioscio? Ah, vero, mi sono detto di cosa per questo motivo! Morto è! Cosa? Sì, l'ho legato, l'ho trovato, stecchito e legato a Capretto! Vincent, che facciamo? Hai sentito? Ti hanno ammazzato Mezzinchioscio! Che succede? Se l'hanno ammazzato a Capretto, significa che è stata cosa nostra, chissà che cosa avrà combinato! Cosa? Questa è la zona della famiglia di Don Calogero! Sì, scusate! Sì, Don Calogero non ci ha mai voluto come suoi uomini! Scusate! Che minchia vuoi? Minchia, sono passato dallo scantinato e ho congelato gli altri scatoloni! Vincent, sono tutte banconote da 50, saranno $1 milioni! Vincent, dobbiamo sbarazzarci di questi dollari! E mica è facile, mica ci possiamo mettere a spacciarli tutte in una volta! Vedi, quante volte ti ho detto di non entrare così, ci fai morire! Vedi, per come? Io, i fratoni! E che ci fai quando non ti sta accanto tuo marito? Noi! Falla sedere, vai che è tutta agitata! Oh, vedi! Che non ti ho sentito arrivare, sei entrata all'inchiadra come una piuma trasportata da un alito di vento! Vedi cosa vuoi, vedi cosa vuoi! Ho incantato vestiti, navi stagna, dei cieli! Ma non riesco a non pensare a quel fiduso! A quel figlio di una buona donna non lo voglio più vedere! Ma di chi parli? Di quel maiale di mio marito Johnny, lo voglio morto! Ti hai cucinato un maiale e non è ancora cotto? Un momento, ma che non sto capendo che cosa stai dicendo? Che ti ha fatto questa volta tuo marito? Mi mette le corna ogni sera! Sì, ma il maiale non c'ha le corna! E tu come lo sai? Ti sento che lo so, il maiale non c'ha le corna! Sì, no, oggi no, ma da domani ce li metto io un bel paio di corna! Gamma e sangue freddo! Con la panna e sugo freddo? Tu non dire queste cose, che sei una brava ragazza! Ma ci credo che lui ti sta piangendo, sarà una cosa immanciabile! È da mesi che c'è uno che mi scotteggia, ma io sempre di mammo sono stata fredda! E che prova a servirlo caldo, magari mettici delle patate! State muto! Domani lo portiamo veramente in un posto dove lo mettono a curare! E tu, merito, se fosse viva la mamma, ti avrebbe preso a schiaffi! Ah, non solo mi devo tenere le corna, ma anche gli schiaffi! Ma sei sicura che tuo marito ti tradisce? Chi è questo che ti corteggia senza il nostro consenso? Qui non si favoleggia senza buonsenso! L'ho seguito! Al corteggiatore o tuo marito? Chi è il corteggiatore che è fallito? Ah, hai seguito tuo marito Johnny? Ma perché altri mariti ho? E che cosa hai scoperto? Che ogni sera va al bar di Frank dove c'è quella grandessa! Ah, Lola la portoricana! E tu come lo sai? Che cosa? Tu come fai a conoscere questa Lola la portoricana? Perché la conosco, che fa? Non la posso conoscere. Non me ne hai mai parlato. Ma ti ho parlato di Frank. E che me ne fotte a me di Frank? Ultimamente ti vedevo un po' così. Così come? Ma mi intendo a... Intendo a che cosa? Un pochettino... Vincent! Attento a quello che dici perché sono tutto orecchio. Ecco, ti vedevo un po' orecchiato. Vincent! Ma scusate, che state litigando per il posteggiatore fallito? Ah, chiaro, Che cosa vuoi che ti dica con nostra sorella davanti? Tu avresti fatto meglio a parlare con lei. Io? Sì, to. Ma che cosa? Che cosa? Lei ti poteva aiutare. Ti poteva aiutare come femmina. Avrebbe potuto darti dei consigli per risolvere il tuo problema. Perché? Che problema hai? Nessuno ha problemi. Sì. Qui sei tu, Mary, che ha bisogno d'aiuto. Noi siamo i tuoi fratelli e ti aiuteremo. Sì, grazie, aiutatemi. Per questo sono avvenuta da voi. Me lo dovete ammazzare. Ah, ho capito, ho capito! Che tu eri convinta di fare un maiale, invece era un ceppo con le corna e per questo ti è venuto male, scusami! Oh, Peter, beato te che sei arrivato.
zitto sorellino, ti vado a fare subito un panino.